un caffettino, dell'acqua e siamo qua da Alberto Forchielli, che è qui che spipaglia, cosa scrivi lì? Sempre lì a spipagliare. Sì. Allora Alberto, ci eravamo lasciati sì. con Sgarbi che diceva chi cazzo è Forchielli? Adesso ti conoscono tutti, com'era? Ah, non so, io non ho la più pallida idea, sono rimasto molto sorpreso da... L'imitazione da di Crozza. Ti piace? No, mi piace da morire, non tanto in quanto mi imiti fedelmente, secondo me, però le trovate del dalle canne alle piastrelle, non sapevo cosa fare, hanno fatto un grattacielo la notte senza progetto, grande come Cesena, non hanno il bicchiere, lo soffiano, viene fuori a forma di drago, io trovo che sia molto... Ma c'hai in tutte le puntate? Forchietti, ah, non lo so, speriamo, idea, dai. Penso, ma non lo so, lui non aveva parlato con me, ha chiesto i libri alla mia casa editrice, poi dopo 3 giorni mi sono trovato quella cosa lì. No? Grandioso. Mm. Senti, ti ho visto che facevi lo sborone lì su una moto, ah, per quello... il video del nuovo libro. Sì, adesso esce un nuovo libro, che si chiama Fuoco e Fiamme, tutto sul futuro, che è l'ultimo della trilogia. Sì. E su quello il regista, il mio grande regista, voleva farmi una roba e... un trailer in moto e io mi devo sottoporre a questa tortura. E cosa ti ha fatto fare? Ma dove sei andato? Mi ha fatto andare a Montecatone, c'era un freddo cane. Non vediamo l'ora di vedere. Qua mi dicono, si può fare una domanda al signor Forchielli? Certo, intanto fate anche le domande, tanto io qua vado come al solito a braccio. Allora, sei tornato qua in Italia, adesso c'è una grandissima attesa per le elezioni dell'Abruzzo, che cambieranno tutti gli assetti. Cosa cambierà lunedì dopo il risultato delle elezioni in Abruzzo? Ma no, sono delle indicazioni di voto, siccome tutti i partiti sono molto sensibili, no? C'è una sensibilità più o meno 1%, detterà un po' gli umori, cioè dovessero essere degli scartamenti, no? Adesso per esempio l'aspettativa che i 5 Stelle abbiano perso rispetto alla Lega fa sì che 5 Stelle ne facciano di ogni per farsi notare, l'ultima è questa della Francia, capito? Sì. Si inventano qualunque cosa, quindi sarà un attimo una conferma se queste ultime iniziative dei 5 Stelle, TAV, duri contro la TAV, duri contro... Ma alla fine come va a finire tutto questo muro contro muro? È vero o no? Ma no, secondo me ce ne teniamo 5 anni, già lo vedo. Sì. In varie salse ci teniamo 5 anni. Non pensi che tipo adesso si aspetta l'Europa e poi dopo si va a votare e finalmente c'è Salvini, Berlusconi, Meloni? No, Salvini non ha nessuna voglia di fare il governo con Berlusconi. No, dici niente. Ma chi è che ha voglia di fare? Cioè, ti immagini di fare un governo con Berlusconi attaccato? Io non so, devo dire con tutta la buona volontà. Non posso biasimarlo, Salvini. Ma Berlusconi quanto guadagna? E sai quanto guadagna? Quanti voti prende? Ma sai, anche se fosse, prende quel tanto a determinare il sì o no della maggioranza. Ma tra le due, Salvini, tra rifare una maggioranza eventuale con i 5 Stelle e farla con Berlusconi, deve soppesare bene. Ma non è che sia automatico dover voler andare con Berlusconi. Intanto qua mi arriva il messaggio, dice, domanda, gira voce che dietro il successo mediatico di Forchielli ci sia proprio la regia di Danilo Mazzotti, può confermare? Assolutamente sì. Pensate che io è il mio Alberto, grande spin doctor, sempre stato Danilo. Io Alberto sono felice che finalmente ci siano arrivati. Io Alberto, quando non lo cagava nessuno, io dicevo, Forchielli, seguitelo. Sì, sì. Infatti oggi avevo paura a venire qua da te, adesso che è famosissimo non mi caga più. Non diciamo sciocchezze. Senti, quanto stai qua in Italia ancora? Ah, ormai parto da qualche giorno, siamo agli sgoccioli. Quindi se sei venuto qua, hai finito di scrivere il libro e poi... Sì, avevo alcune cose da fare, poi dopo qualche giorno vado in Asia. Senti, che cosa... Io ho letto ovviamente tutti i tuoi libri e ti chiedo che cosa consigli a un giovane di 30 anni il cui desiderio unico sia quello di andare in pensione, cioè, quindi lui già a 30 anni pensa alla pensione, già lì che fa meno 30 anni, meno 40, no, di spararsi in un piede e farsi dare quella di invalidità. Beh, questo è un buon suggerimento. Senti, invece molti giovani hanno letto il tuo libro, quello Muovete il culo, hanno mosso il culo, e poi alcuni ce l'hanno fatta, ti hanno scritto, ecco, le storie più belle di quelli che ti hanno scritto, e hanno detto, oh, Alberto, sei stato il mio spin doctor. Ma tante,
Ma uno che è andato a fare l'autista in Svizzera, un altro che è andato a studiare a Londra, un altro che è andato a Silicon Valley, un altro che è riuscito a fare un business in Croazia, no, tante, tante. Cioè, quindi Non ti intanto, allegra la cosa, no, stai. infatti è una cosa molto positiva. Ti ho visto invece l'altra volta che hai fatto piangere una, che questa qua era laureata in scienze politiche, Questa se l'è e presa tu gli con hai detto, me, ma no. no, questa se l'è presa con me, mi ha attaccato solo perché ho detto che io, rispetto a me che avevo scritto un libro, metto il culo, il reddito di cittadinanza mi sembrava una pugiare il culo, ma non mi riferivo a lei, non sapevo neanche. Mi ha attaccato con una veemenza incredibile e ho capito che cioè, non era così come si vuol far apparire. Cioè, c'era tutto un meccanismo, sostanzialmente. Io trovo incredibile che la gente, a parte l'arroganza, l'avermi attaccato gratis, ma poi trovo che sia incredibile che già laureo, si studia, non trovo un lavoro, quindi diritto alla reddito di cittadinanza, una roba folle. Cioè, Folle. a quel punto non studi neanche, No, a quel dici dai. punto Sì. studi alla cazzo, se Sì. lasciamo perdere, se lasciamo perdere. Il Quindi allora, concetto di responsabilità, cosa. ricapitolando, a settembre uno si iscrive all'università, dove lo facciamo iscrivere? A sto Ah, io giro. vorrei che facesse il cuoco, facesse l'infermiere, o facesse l'idraulico, o facesse l'operatore di macchina industriale, o facesse l'ingegnere, il fisico, il matematico, il dottore. Quindi niente DAMS anche a sto giro. No, il Niente. minimo, proprio se uno ha una passione impellente. Giurisprudenza. No, per carità, solo se uno ha il papà avvocato o ha proprio la vocazione innata di fare il giudice. Io una volta ero venuto a vederti che baccagliavi, insieme a te c'era uno che proponeva di chiudere la facoltà di giurisprudenza per 10 anni. Sì, beh, mi sembra un po' È un esagerato, po' sì. Però è esagerato. un modo, è un estremizzare che rende l'idea. Allora, qual è Noi l'altro? siamo la culla del diritto, solo che ci siamo addormentati dentro, questo è il problema. Quindi, cioè, allora qua come ci si riprende? Ah, guarda, l'unico modo è riprendersi i ragazzi si mettono a studiare le cose che servono, si mettono a lavorare e a prendere i lavori che vengono offerti. Va bene, guarda, Il per me. paese si tira su da solo senza decreti. Quelli che pensano che serve, che il paese si tira su con disegni di legge e decreti, non hai capito un cazzo. Bene, su questa frase io ti saluto e ti lascio andare a dormire, dai. Io Grazie ci vado Danilo, anch'io. Grazie Alberto, grazie, bevo il caffè. grazie. Ciao. Ciao, grazie.